sono gli obiettivi che puoi raggiungere con un percorso di life coaching? Ciao, sono Silvia Vernelli, sono una life coach professionista ai sensi della legge 4 del 2013 ed esercito la professione seguendo i rigorosi standard di lavoro promossi da COI, ovvero l'Associazione Coaching Italia, di cui sono anche socia. In questo video ti voglio appunto parlare degli obiettivi che si possono raggiungere, sui quali comunque si può lavorare attraverso un percorso di coaching professionale, ma prima ti invito a mettere mi piace a questo video e a seguire il mio canale se ti interessano le tematiche legate al coaching. Gli obiettivi che si possono raggiungere sono i più svariati, ma per farti capire bene come funziona questo metodo di lavoro, è bene che tu conosca la differenza tra due macro categorie di obiettivi, ovvero gli obiettivi di apprendimento e gli obiettivi di rendimento. Gli obiettivi di apprendimento sono tutti quelli che hanno a che fare con il potenziamento di alcune abilità o capacità personali. Quindi ogni volta che parliamo di migliorare, accrescere, ridurre, potenziare, stiamo parlando appunto di apprendimento. L'apprendimento è qualcosa di fondamentale che riguarda sicuramente il coaching, ma quando si va a definire l'obiettivo principale sul quale andare a lavorare, non si può andare a focalizzare l'attenzione su un obiettivo di apprendimento. Questo perché invece è molto importante stabilire un obiettivo misurabile che ci permetta di valutare i progressi all'interno del percorso. Infatti, se per esempio parliamo di un concetto come il miglioramento, ci rendiamo presto conto che è un concetto vago, è difficile da oggettivizzare perché si presta a tantissime interpretazioni. Ecco quindi che questo tipo di obiettivi si raggiungono, ma lavorandoci in maniera indiretta, ovvero quando il focus è dedicato a un obiettivo di rendimento. Un obiettivo di rendimento è qualcosa di tangibile che puoi vedere, che puoi toccare, che puoi vedere proprio che sta avvenendo. Per esempio, il progetto di acquistare una casa, di laurearsi, di ottenere una promozione. Noti la differenza? Capire che esistono degli obiettivi che sono misurabili, specifici, concreti e saperli distinguere da altri che invece derivano da queste azioni specifiche è fondamentale per costruire il tuo percorso personale verso il raggiungimento dei tuoi successi. Il mio consiglio da coach quindi oggi è questo. Se in questo momento senti di voler ottenere qualcosa in più dalla tua vita, cerca di focalizzare meglio la tua attenzione su qualcosa di specifico. Per esempio, in quale area della tua vita vorresti ottenere un miglioramento? Per esempio, la salute, il lavoro, la famiglia. Una volta individuata l'area, concentrati su qualche cosa ancora più di specifico, ovvero all'interno di quell'ambito, qual è il risultato specifico che vorresti ottenere? Se parliamo di salute, per esempio, vorresti perdere 10 kg? Nell'ambito di lavoro, vorresti avere uno scatto di carriera? Se parliamo invece di famiglia, vorresti trovare il modo per stare più tempo con i tuoi familiari? Pensaci su e se vuoi sapere meglio come affrontare e gestire gli obiettivi della tua vita, clicca qui sotto, troverai in descrizione il link per prenotare una call conoscitiva con me. Ci vediamo di là, ciao!